Ciao a tutti, oggi un nuovo video, un po' ballerino come vedete. Come mai ci stiamo muovendo tanto? Siamo in auto e stiamo facendo un viaggio a Vienna, sarà una gita veloce. Oggi domani andiamo a trovare degli amici che stanno in un paesino vicino a Vienna, precisamente a Streifing, un paesino dove io ho passato molte estati della mia giovinezza. La giornata è proprio splendida e io sono insieme a mio marito, eccolo qui che guida, e impieghiamo il tempo molto piacevolmente. Naturalmente in auto il viaggio non è proprio lunghissimo, ma cosa si fa? Si ascolta musica e si sferruzza. Io ho le prove dello sferruzzamento che sta andando avanti. Naturalmente, come ogni viaggio che si rispetti, non potrà mancare una visita a qualche negozio di lana. Infatti, domani andremo a trovare la mia amica Sunchitza al Volsalon Sunshine Loop e vedremo che cosa ha. Curioseremo tra gli scaffali. Diciamo che qualcuno qua seduto alla mia sinistra si annoierà un pochettino, ma pazienza, noi ci divertiremo un sacco. Eccoci alla nostra prima tappa, siamo a Wolkersdorf e ci incontreremo in questo ristorantino qui alle mie spalle per mangiare qualcosa con i nostri amici. Io non vedo l'ora, è un sacco che non li vedo e non vedo l'ora di rincontrarli. Siamo nel giardino della casa dei nostri amici ed è veramente un giardino bellissimo. Io ragazza, questa piscinetta non c'era, è stata fatta dopo, ma io comunque ci ho fatto un sacco di volte il bagno, è bellissimo. Questa è la parte superiore del giardino che mi è sempre piaciuta tantissimo, forse anche più della parte inferiore. Qui c'è il compost, cioè in pratica il deposito dei rifiuti organici che poi diventerà concime. E vedete questo albero qui? Questo albero qui, eccolo, è un albicocco. Che faceva tantissime, tantissime albicocche e facevamo ogni anno la marmellata di albicocche e a me toccava l'ingrato compito di snocciolarle tutte. Questa è un'altra prospettiva, questa del giardino di sopra, diciamo come lo chiamavano, con tanti alberi, un prato molto ben curato. E qui noi quando eravamo ragazzini, ragazzi, insomma, qua, proprio su questo suolo qua giocavamo a calcio. Io ero pessima, naturalmente. Ecco, questo è il Niederösterreich, praticamente una pianura, campi coltivati o no, fino all'orizzonte, non si vede nient'altro che ogni tanto qualche tetto di casa. Io qui trascorrevo le mie estati. Direte, insomma, un po' noioso, invece io mi divertivo tantissimo. Eccoci, siamo arrivati in hotel e siamo subito fuggiti. Questo perché dopo un bel pomeriggio passato insieme ai nostri amici immersi nel verde, nella campagna, abbiamo bisogno di un'immersione nel cemento e soprattutto di nutrirci. Quindi andiamo a cena. Stiamo attraversando questo parco che si trova vicino al nostro albergo ed è veramente bellissimo, è vicino a Schönbrunn. Ci sono addirittura degli impianti gratuiti che i ragazzi possono usare per allenarsi in salto in lungo, atletica. Ci sono campi di calcio, di pallacanestro, ovviamente non mancano gli spazi per i bambini ed è tutto assolutamente gratuito e usabile da tutti. Se quando vengo a Vienna non faccio almeno una passeggiata per il Graben, mi sento male. Bello, eh?
ficcata grandissima. Stiamo andando super veloce perché qualcuno, non dico chi, ma non sono io e siamo in due, ha famissima, come mi dice, quindi bisogna fare super veloce questo giretto per il Graben e non soffermarsi da nessuna parte perché bisogna andare a mangiare. C'è qualcuno qui? Di non conoscere, ma famissima, bisogna andare. Sempre bella Vienna, ci piace in quest'aria anche un poco scuretta della sera. I suoi palazzi proprio risaltano, sono veramente bellissimi. Graben anche visto da qua è bellissimo. Eccoci arrivati alla famosissima Esterházy Keller. Andiamo sotto ovviamente. Zwei Personen? Ja. Zwei Personen. Ja. Wir sind zwei Personen. Ich passt. Ja, kommen Sie. So, anyway, just a few weeks after I started Molly that she announced on Facebook. It's called the new show. Because, and she's young, she's oh, like only 32, but she has a real interest on the piano. Bene, adesso che stiamo aspettando di mangiare, vi racconto un paio di cose su questo posto perché è veramente caratteristico. Si chiama Esterházy Keller ed è stata fondata, insomma, ha il nome del conte Esterházy, che ha sconfitto i turchi, perché voi sapete che Vienna era sotto l'assedio dei turchi nel 1600. Ebbene, questa cantina è stata ricavata dai camminamenti che erano stati fatti dai viennesi per, sotto le mura della città e che uscivano in aperta campagna ed erano usati per contrabbandare tutti i generi alimentari di cui la città aveva bisogno e che naturalmente sotto assedio non poteva curarsi altrimenti. La Keller, questa cantina, è una sorta di piccolo dedalo di queste gallerie ed è veramente bellissima e caratteristica. A noi piace tantissimo e ogni volta che veniamo a Vienna naturalmente veniamo qui a mangiare un nostro piccolo ritto. Al lavoro, che cosa stiamo facendo adesso? Stai demolendo la creazione del cuoco? Mamma mia, e che cosa stiamo mangiando? Questa è una tartina Liptauer. E che cos'è Liptauer per chi non lo sa? Sono tutti gli avanzi di formaggi della cucina mescolati assieme a una crema, può essere panna o altre cose, e paprika, e qui a Vienna mettono il cetriolo tagliato a pezzettini. Ah, facci vedere la tartina da vicino che così ci fa venire gola. Crema di formaggio. E il pane nero, naturalmente. E pezzetti di cetriolo. Il pane nero. E poi cosa mangeremo? Poi mangeremo una cipolla. No, allora, la cipolla magari se ci vogliamo dare qualche bacino stasera la evitiamo. Questa dovrebbe essere pure sassica. Allora, traduciamo, qua si chiama schmalz. E da noi esiste, in Italia no. Sì, strutto. No, ti prego, togli quella cipolla. Va bene, è una specie di strutto, ma non è solo strutto, c'ha dentro anche delle cosine di maiale buonissime. Ecco, e poi terzo, cosa ci sarà? Non mi ricordo. Un formaggio. Mit Schnittlauch, che si dice erba cipollina. Ecco. Una crema di formaggio con erba cipollina. Con erba cipollina. Tu stai facendo tutto quel piattino per te. No, è per me, grazie, amore mio. E adesso io me lo mangio, magari ci tolgo quella cipolla pazzesca, però non vedo l'ora di mangiarlo. Grazie, caro. È arrivato il piatto principale, che è un arrosto alla Esterházy, con i rostri che sono delle crocchette di patate. Ora vorrei dire che questa cosa mi sembra buonissima, ha un profumo fantastico. E come vedete beviamo, non birra, perché a Vienna si beve anche dell'ottimo vino bianco, rosso, noi stiamo bevendo il Grüner Veltliner.
naturalmente fatto tipo spritzetto. Non si poteva resistere al gelatino post cena. Post cugno. Post cugno, dai, cos'è? Cugno, no, abbiamo mangiato una cosa leggerissima, era leggerissimo, una bontà. Allora, se qualcuno si mangia il gelato al... citrone, und Heidelberg. Era Himber. Heidelberg. Himber, amore. Mirti. Comunque, in... No, questo è veramente lampone. Ah no, forse mirtilli, hai ragione tu. Quindi... Vabbè, e io invece mi mangio la stracciatella, è buonissimo. Ecco, mi sono appena svegliata e stiamo andando a fare colazione. Dovete sapere che questo albergo è famosissimo per fare delle colazioni spaziali. Ci siamo già venuti una volta. E anche se decisamente questa notte ho dormito male, come vedete dalla mia faccia assolutamente stravolta, non vedo l'ora di ritemprarmi con qualcosa di veramente buonissimo e non vedo l'ora. Eccoci, ho fatto la mia scelta. Come vi avevo detto, ho preso sicuramente un croissant, ma non ho resistito, e ho preso anche un panino ai cereali scuri, dopodiché uno yogurt con la frutta e il succo, che è molto sano. Dopodiché ovviamente ho la mia colazione tipo inglese, perché più formaggio naturalmente, che non può mai mancare, e un caffè alla tedesca, che è veramente l'unico che bevo. Insomma, io adoro questo tipo di colazione, ma a pranzo non mangerò nulla. Non vi faccio vedere quella di Paolo, perché sennò potreste veramente svenire. Eccoci qua, in nuova macchina, stiamo andando al Vol Salon Sunshine Loop di Suncitza, e ci saremo tra poco. È una giornata stranissima, c'è la pioggia ma anche il sole, insomma una giornata un poco matta. Vediamo tra un po'. Siamo qui al Vol Salon Sunshine Loop di Suncitza, un posto veramente bellissimo, come vedete alle mie spalle. Adesso ve li farò vedere meglio, tutti questi gomitoli coloratissimi. Se sentite piangere, è un cagnolino disperato perché non può entrare, però insomma l'abbiamo chiuso fuori perché non si poteva, altrimenti voleva giocare, e quindi non si può. E adesso andiamo a vedere che cosa ci offre questo meraviglioso e coloratissimo negozio. Per prima cosa guardiamo questa carrellata di Uncommon Thread, bellissimi, con dei colori veramente fantastici. Al piano di sotto, diciamo così, abbiamo biscotte Yarns, proprio bellissimi, coloratissimi, ci piacciono un sacco. E ora da questa parte, qua vediamo un sacco di Malabrigo mescolata con dei Lorna's Lace. E poi comincia la carrellata degli hedgehog meravigliosi, con dei colori stupendi. Guardate quanti ce ne sono, sono fantastici, bellissimi. E incominciando dal basso abbiamo Shilastair, bellissimi con questi colori, voi lo sapete, naturali, proprio splendidi. Di nuovo biscotte Yarns. E qua sopra la mia sezione preferita, Shibuinitz, ma abbiamo delle cose bellissime anche qui. Sono filati misti, ve li faccio vedere, fantastici, guardate che colori meravigliosi. Abbiamo anche gomitolis, abbiamo art yarns, questi in particolare, adesso ve ne prendo uno in mano, sono stupendi, con paillette e perline. Questi mi piacciono un sacco, quasi, hop, via, non si può, bellissimo. Poi ci sono delle belle cose in esposizione. E ancora da questa parte, Uncommon Thread, con dei colori veramente pazzeschi che non ho mai visto. Ci piacciono un sacco. E anche da questa parte, oh, scontrosa Grazia, chissà come mai è qui. E poi c'è Vultugo, il magazine che vi farò vedere in futuro. E cosa ci sarà qua dentro? Oh, Jameson and Smith, questi qua me li porto via io, visto? Sorpresa! Tocchiamo con mano
Che bella questa hedgehog, è una kid silk tutta colorata. E questo che cos'è? Shibui Knits. Ah, fantastico. Linen, bello. Bellissimo questo colore. Grigio, chissà come mai l'ho preso. Non so se si vede, eccolo. È bellissimo, è come una piccola catenella, non so se si vede. E poi qua sotto cosa abbiamo? C'è questo colore che è pazzesco. Sto demolendo la pila, su un cizza mi sgriderà. Sempre Shibui Knits, Rain, bellissimo, bellissimo. Ha anche questo una lavorazione del filo veramente particolare. Molto bello. E qui abbiamo mohair meraviglioso. Un color blu stupendo. E questo, beh, questo è fantastico. Questo che cos'è? Vediamo se ho ragione. Non vorrei dire il pebble. Vabbè, il mio preferito. Questo è giallo e devo dirvi che sul video non è così bello come dal vivo, perché è molto più spento questo giallo. E questo non è così acceso, è più un blu che va sull'oltremare. Insomma, questo è un grigio fantastico. Questo è un grigio più chiaro. Insomma, bellissimo. E qua sopra, sempre Shibui, Cima. Mamma mia, io li prenderei tutti, ragazzi. Tutti quanti. Tutti quanti. E qua sotto cosa abbiamo? Lang Yak. Molto bello. Molto bello. E vabbè, qua abbiamo la Sheila Star. Qui avevamo detto prima. Prima o poi dovrò decidermi a lavorare qualcosa con la Sheila Style, perché mi piace proprio. Qua dietro ci sono anche degli altri gomitoli. Qua, vabbè, questo, vogliamo parlarne? Ecco, è un blu pazzesco. E adesso ci avviciniamo a questo angolino. E abbiamo Yak. My Yak, bellissimo. Questo è il mio colore preferito, Tibetan Sky. Bellissimo. Dopo la visita a Sunshine Loop di Suncitsa, dove qualcuno si è un po' annoiato ma ha avuto tanta pazienza lo stesso, adesso ci premiamo e andiamo a fare un piccolo giretto in città. Ecco, da qui si vede abbastanza bene, c'è questo fregio bellissimo in foglie dorate e l'edificio contiene il Beethoven Frieze, cioè il fregio di Beethoven. Se capitate da queste parti, sfidando la pioggia che improvvisamente è cominciata, ma che speriamo sia finita, stiamo facendo questo giretto e speriamo di trovare qualcosa di carino da vedere. Questa è una nuova galleria che non avevo mai fatto. Ci sono, vedete, le piante in su. Molto bello. Scampati dalla furia degli elementi, ci siamo rifugiati in questo localino seminascosto, che non è per niente turistico, e adesso mangeremo qualcosina. È la più grande limonata rosa che abbia mai visto, e adesso la assaggio. Dottore, professore, anzi, come sono questi gnocchi super pannosi? È panna o è formaggio? Beide. Beide vuol dire entrambi, giusto? Beide. Beide. Sì, ma ok che ti sei ormai autoctonizzato, però sono buoni? Buoni. Eccoci in macchina e stiamo andando via da Vienna. È stata una visita lampo, ma ce la siamo goduta veramente tanto. Abbiamo rivisto i nostri amici e questo ci ha fatto un grande piacere. E ho rivisto Suncitsa e Ushi, che sono veramente delle simpaticissime persone, e speriamo di ritornare presto. Quindi per adesso il vlog è finito, e se vi piace mi raccomando mettete un like,
qua sotto e cercherò di darvi maggiori informazioni nell'info box che trovate sempre qua sotto. Commentate, condividete e iscrivetevi al mio canale. Alla prossima, ciao!